che verrà dedicata prevalentemente al discorso della cronicità della Regione Lombardia, però c'è ancora un ultimo intervento di carattere generale che è del dottor Stefano Vella, che è direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità, che interviene sul diritto alla salute nell'era della globalizzazione. Grazie. Beh, io le ringrazio moltissimo, grazie. Antonio è invitato, che faccio? Parlo, sì, ecco, l'ho acceso. Stefano, ci conosciamo da tantissimi anni e anche se non sembra tinto. Però credo che meriti un applauso, perché non ancora detto, lo sapete già tutti, lo sapete, no, perché certo che è direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale, ma come forse qualcuno ricorda, fino a qualche settimana fa era il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, dalla quale si è dimesso in polemica col governo per la situazione dei migranti sulla nave 18, dicendo che come medico non poteva accettare. Beh, dottore, guarda, ti ringrazio, non c'era bisogno, perché io voglio, obiettivamente penso che ho fatto solo quello che in altri paesi è normale. Tu sei di fondo di contrasto con il tuo governo, perché quella era una carica governativa, il mio lavoro è all'Istituto di Sanità e di Mare, quella era una carica di governo, e quindi se tu sei in contrasto e lo dici apertamente col tuo governo non puoi rimanere là, no? Se uno si dimette, il governo inglese sono dimessi 5 ministri perché non erano d'accordo, io ho detto non ero d'accordo su cui non trattate le persone là, perché vabbè, inutile, non lo voglio, perché basta, è finita così, diciamo, sono contento di averlo fatto e basta, perché non si fa così, non si fa, soprattutto perché quello era il nostro territorio, la nave 18 era il territorio nazionale, lascia perdere, cioè quello è un'altra cosa, il nostro territorio, c'è cioè, un articolo della riforma sanitaria, il 6, che parla che lo Stato cura anche gli apolidi, a quei tempi non, qualcuno non lo sa, ma se lo legge, lì quel termine apolide era per dire, forse a quei tempi non c'erano i migranti, era per dire qualcuno che non è del nostro paese, diciamo, non è cittadino del nostro paese, però non dovete trattare, curare chiunque venga qui, è un nostro grandissimo vanto il fatto di avere un sistema così universalistico. Allora oggi invece vi faccio questa passeggiatina sulla salute globale, perché io qualche tempo fa mi sono inventato questo centro e vi faccio vedere che vuol dire, perché qualcuno dice ma che vuol dire, io sono romano, dice ma che vuol dire la salute globale? Allora ora ve lo spiego. Allora, vabbè, queste sono le nostre malattie, global, quindi di quello di cui si muore, questo è. Quelle rosse sono le malattie infettive, quelle blu sono le croniche, il resto sono incidenti e altri implici. Questo è da noi, vedete, da noi fondamentalmente avete visto che è stato un tema, sono le malattie croniche. E se invece andiamo a vedere in Africa, ecco che qua la situazione è un po' drammatica sulle malattie infettive. Questo è più o meno, però alla fine la media, siamo a metà e metà. Ora, devo dire che malgrado le grandi epidemie della storia, e questo è divertente perché si dice il numero complessivo di morti per le grandi epidemie, dalla peste al vaiolo, in realtà l'aspettativa di vita degli umani è cresciuta in modo pazzesco, e devo dire è cresciuta dal 1900 in poi, vedete, fino a qui stavamo tutti intorno ai 30 anni, è interessante che è partita da qua. Certo, diciamo due cose, con qualche differenza tra continenti, vedete queste lines in Africa quando è arrivato Brunk, e poi certo queste sono medie. Allora, qualcuno sta sopra e qualcuno sta sotto, come tutta la vita, come tutto nella vita. Quindi sono medie. Allora, perché è cresciuta l'aspettativa di vita? Beh, la cosa fondamentale, secondo me, è l'acqua. L'acqua pulita, diciamo, lo sappiamo. L'acqua pulita vuol dire la sanitation, cioè i servizi igienici, la sanità.
e quello all'inizio del Novecento sicuramente quello ha funzionato. Poi certo tutta una serie di cose tipo i determinanti sociali, perché la salute non è solo biomedica, è dove vivi, dove campi, quello che mangi, il tuo lavoro, il lavoro che fai, se sei povero o meno, è quello conta. E quindi questo miglioramento di queste cose ha fatto sì che molti siano stati meglio. Poi la medicina ha funzionato, certo, la medicina funziona, queste iene che vaccinava il ragazzino, e certo anche la medicina punta. Però qual è il clou della salute globale? È questa, cioè che, vedete, questa è l'aspettativa di vita in buona salute, che è ancora diverso dall'aspettativa di vita in generale. L'aspettativa in buona salute, e vedete che ci sono delle discrepanze enormi. Perché? Perché tutte quelle cose che dicevo prima sono arrivate in modo estremamente disuguale nel mondo. Ecco, questo è, le diseguaglianze di accesso all'acqua, ai determinanti, e a vedete, questo l'ho scritto nel 2000, penso un po', ma questo è vecchio, siccome usavo la parola nord e sud che si usa più, però è che la salute non è uguale per niente. Allora qualcuno dice, ma che è la salute globale? Allora, io generalmente preferisco partire da che cosa non è la salute globale, così ci spieghiamo meglio. Il contrario di questa cosa è questo, è che metà della popolazione del mondo non accessa ai servizi sanitari, messa proprio così terra terra, diciamo. Quelli che noi critichiamo qui tantissimo perché alcune cose non vanno, ho sentito stamattina come diceva Vittorio, vabbè, però è così. E anche che un cinquantina di milioni di persone muore, per quale motivo muore? Per malattie che qui sono prevenibili. Muore prematuramente, qui non stiamo a parlare di vivere per sempre, è la morte prematura, per malattie che sono prevenibili o curabili. Ed è nel nord e nel sud, e è per le malattie croniche e per le malattie infettive. Adesso vi faccio vedere qualche esempio di diseguaglianza. Questa è la mortalità materna per parto, una donna su 20 muore di parto in Africa durante la propria vita. Queste sono le mortalità dei bambini sotto i 5 anni, è gigantesca, diciamo, è gigantesca la quantità di bambini che muore prima dei 5 anni, per tanti motivi, un po' perché non li vaccino, poi li vediamo. E poi ecco la tubercolosi, la malaria, l'AIDS, vedete, sta messo. E quindi questa è il contrario della salute globale. E poi per esempio l'HBV, l'epatite B. Beh, noi abbiamo un vaccino, ce l'abbiamo pochissimo di epatite B nel nostro paese, eppure dove invece è molto prevalente l'epatite B non c'è il vaccino. E l'epatite C è uguale, dove ci sono più casi di epatite, noi pure ce l'abbiamo un botto di epatite C, e adesso li stiamo curando perché il nostro servizio sanitario riesce comunque a comprare il tifarlo, abbiamo fatto abbassare i prezzi, benissimo, però dove serve non c'è. E poi l'HPV, non ne parliamo, questo è il papilloma. E poi l'Ebola, ecco l'Ebola, cioè perché fai vedere l'Ebola, ti faccio vedere l'Ebola perché è un caso di errore voluto. L'Ebola lo conosciamo da 60 anni, però nessuno si è mai preoccupato. Perché? Perché non l'aveva visto. Quando l'Occidente si è preoccupato, ha cominciato a preoccuparsi, sbagliando, perché l'Ebola non è una malattia epidemica, non è come l'AIDS, quindi non succederà mai un'epidemia di Ebola, che cosa ha fatto? Ha fatto il vaccino. Cioè il vaccino per l'Ebola funziona da Dio. E adesso hanno bloccato l'epidemia in Congo, che stava scoppiando la nuova epidemia, ma il vaccino hanno fatto TUNC. No, lo dico perché, certo, è per capirsi. E poi attenzione a tutte le epidemie future, perché qualcuno non lo sa, ma arriveranno. Soprattutto ci sono un sacco di virus che sono trasmessi dai pipistrelli, l'Ebola è trasmesso dai pipistrelli, ma anche Zika è trasmesso dai pipistrelli. Poi c'è il nostro nuovo virus Nifa. Beh, adesso non dico che i pipistrelli sono colpevoli di tutto, però diciamo ci sono un sacco di virus che noi ancora non sappiamo che stanno passando dagli animali all'uomo. Poi per esempio questa è la vaccinazione per i vaccini. Ecco, vedete, ci sono dei paesi che non sono coperti. E se voi andate a vedere la copertura per il morbillo, questi sono i paesi in cui non c'è copertura per il vaccino del morbillo, e se vai a vedere l'Institute for Health Metrics and Evaluation, quello che fa il conto dei morti e feriti del mondo, ecco, corrisponde perfettamente con la non copertura. Quindi questo, quando qualcuno mi dice ma servono i vaccini, guarda, io te lo dico perché io li vedo lì dove servono, capisco che servono perché vado là
a capire che cosa succede quando non ci sono. E poi, per esempio, ecco, questa è la copertura di Fteria Teta Leopertosse, del mondo, perché ci sono delle zone in cui non c'è. E poi, ecco, vi faccio vedere una cosa, un po' questa è troppo delicata, no delicata, è meglio l'Uganda, vedete? Questa è la copertura del vaccinale dell'Uganda, che non sta mica messa male, anche se è un paese, diciamo, del terzo mondo. E queste sono le loro malattie prevenibili. Vedete, hanno un sacco di meningite, perché non, il vaccino della meningite non ce l'hanno, perché costa pure tanto. E poi hanno una nicchietta di queste altre malattie dei non coperti. Ma se voi andate avanti e pensiamo, per esempio, a un paese come la Somalia, in cui la copertura è praticamente zero per motivi di guerra, andate a vedere la loro, il loro corpo, eccolo qua, vedete, c'erano sempre la meningite, ma tac, vedete che si muore di morbillo, di tetro, di pertosse. Cioè, questa è la prova provata, io questo lo faccio quando dicono se i vaccini funzionano, questi sono proprio sui dati, ti faccio vedere la differenza tra la copertura e la non copertura vaccinale. Quindi non sto facendo, sto parlando dell'Italia, sto parlando degli altri paesi. E poi questa è l'acqua sporca, o la non acqua pulita. Ecco, questo è questa è il colera. Ci abbiamo ancora il colera, c'è un grande epidemia di colera, l'ultima nello Yemen, gravissima, sempre legata a guerra e povertà. E poi, guarda, vi faccio vedere questa cosa, perché dice ma stai a parlare solo dell'Africa, no? Guardate, per esempio, questa è l'aspettativa di vita in Europa, vedete che siamo divisi a metà tra est e ovest, ma guardate che cosa succede in qua dietro. Questo è il famoso trenino di Giuseppe Costa, lo sapete, Giuseppe Costa è un epidemiologo di Torino che ha seguito la popolazione di Torino per 30 anni, andando a vedere chi si ammalava, come morivano, eccetera, e vedete che se tu segui il trenino che va dalle colline verdi di Torino, non so se voi c'è delle colline verdi, ma loro ce l'hanno, fino alla zona operaia, beh, perdono 6 anni di aspettative di vita. E guardate quest'altra analisi che ha fatto, molto interessante, questo tempo ci serve in sistemi sanitari. Allora, questo è a sinistra il numero di infarti miocardici acuti. Vedete dove stanno? Sempre là. Stanno nelle zone povere, perché i poveri si ammalano di più. Perché è chiaro che è più facile mangiare bene se sei ricco, fare un po' di sport, se c'hai il parchetto sotto casa, non portare il bambino, che infatti gli fa male da piccolo, andare a mangiare al fast food e poi gli viene infarto da grande, no? Perché queste sono cose provate. Allora certo, lì c'hanno più infarti, però se andate a vedere, lì c'hanno il numero delle rivascolarizzazioni, cioè quando ti stappano la coronaria. Ecco che lì c'hanno metà numeri di infarti, ma molte più rivascolarizzazioni, perché o vabbè ci stanno le molinette che ti stappo, oppure se lo fanno privatamente. Quello è il numero totale, non quelle pubbliche. Quindi se tu c'hai soldi ti rivascolarizzi. Vabbè, questo per dire che non stiamo a parlare solo di nord e sud del mondo, eh? Dove vado? Mi sei persa la diapositiva? No, andiamo, vado avanti, vediamo se risponde, dice qualcosa, sì, ecco. Vabbè, tutto questo è legato un po', io mi occupo un po', probabilmente di globalizzazione, del fatto che la radice obiettiva di tutte queste, di queste sensazioni di differenze. Questo è un libro di questo Blanco Milanovic, che ha scritto questo libro interessante, che è quello che il mondo è diviso tra chi ha e chi non ha. Questa è fondamentalmente, cioè sappiamo che c'è solo una piccola percentuale della popolazione del mondo che ha praticamente tutto. E naturalmente questo è il lato oscuro della globalizzazione, che ha fatto pure qualche cosa di buono, però ha aumentato il divario tra ricchi e poveri nel mondo, questo non ci piove. E c'è questo concetto, no, della crescita che è molto fuorviante, cioè un paese è sviluppato se cresce, non è così, è anche se cresce, ma noi se andiamo a vedere l'indice di sviluppo umano, sapete che dentro l'indice di sviluppo umano ci stanno tante cose, non c'è solo il PIL, c'è l'alfabetizzazione, c'è la salute, c'è la capacità di autodeterminarsi dei popoli. Però vabbè, questo qui era soltanto per farvi vedere una cosa, che il discorso del capitale umano, ma è troppo complicato. Io quello che vi voglio spiegare adesso rapidamente è che poi tutte queste diseguaglianze colpiscono fondamentalmente gli emarginati, le persone più povere. Questi sono quelli che soffrono di più, i poveri, i carcerati, i tossicodipendenti, i lavoratori di accesso, e il fatto che 2 miliardi di persone vive dentro gli slums, che non è che stanno solo a Rio de Janeiro, e questi sono gli slums. Guardate che bella questa diapositiva in cui
c'è Bombay, diciamo, ricca e fiorente, questo è lo slam di Bombay, ma ce ne sono tantissimi. E in realtà che succede poi? Questo è quello che mi chiedono, che poi spiega anche perché ho fatto quella cosa, perché io, questo è un lavoro mio. E che succede? Succede che la gente scappa. E questo libro di Angus Deaton, che è il capitolo 9 dell'economia, parla della grande fuga come il film, no? Cioè che certa gente a un certo punto se ne va. Certo, se tu non hai, da che cosa scappa la gente? Dalla miseria e anche dalla morte prematura. Questo è il suo mantra, dice, dalla morte e dalla miseria la gente scappa. E effettivamente spesso si parte volontariamente in cerca magari di una vita migliore. Io per questo dico a volte che non vedo tanta differenza tra i migranti economici e quelli che scappano dalla guerra. È il motivo stesso, no? Insomma, in qualche modo stai male e te ne vai. Io pure, se avessi mio figlio, non lo posso curare, in un certo posto ovviamente cambio città. Allora poi ci stanno pure, per questi che scappano, ci stanno pure i delinquenti, ma ce l'abbiamo pure noi, io non so, voglio dire. No, lo dico per dire, perché in carità quelli vanno decapitati, ma scherzo, dico, però non c'è dubbio che, certo, tra tutti ci sono anche i delinquenti e ci sono i migranti e i rifugiati. Sapete quanti rifugiati ci abbiamo nel mondo? Non sono solo migranti, sono quelli che sono decine e decine di milioni. E poi i flussi, ragazzi, quelli tra Europa e Africa sono quelli più piccoli. Sapete che i flussi sono fondamentalmente intracontinente, la gente si muove per tanti motivi, la siccità, la mancanza di fame, dentro lo stesso continente. E devo dirvi, vi faccio un esempio per andare a chiudere su una cosa che io amo tanto, e anche Vittorio ci abbiamo lavorato tanto tempo insieme. Abbiamo la grande battaglia contro l'AIDS, che non è finita per niente, diciamo, si vede che l'AIDS ancora sta lì. Però quando nel 1920 questo virus è passato dalla scimmia all'uomo, sappiamo che gli animali passano dalla cosa all'uomo, da quel tempo questo virus benedetto si è fatto un sacco di giretti, ha infettato tutti i paesi del mondo, ha ammazzato già 40-50 milioni di persone e altri 40-50 milioni sono infette da questo virus. E c'è stato un tempo, io ero lì, ero in ospedale a quei tempi, in cui era diventata la prima causa di morte dei giovani. Di colpo, boom, dall'81 quando è stato descritto, diventa la prima causa di morte. Io stavo in ospedale, effettivamente a quei tempi stavo al Policlinico Famigerato Umberto Primo, e effettivamente era una cosa che sembrava inarrestabile. Poi successe che abbiamo lavorato, i ricercatori, non pure l'industria, hanno cacciato fuori dei farmaci, che effettivamente queste sono le linee guida famose del 96, le prime linee guida su come trattare questa malattia. E beh, questa mette, vi faccio vedere una diapositiva che mette un po' a brividi a me, perlomeno perché ero là. Ecco, vedete la caduta della mortalità, quella curva rossa, con l'arrivo dei farmaci. Cioè, questa è diciamo, che ricapitola l'ontogenesi, come si dice, perché è così, è successo qualcosa di straordinario, non è mai successo nella storia della medicina quasi, cambiare la storia naturale di una malattia in questo modo. E vedete, però, a quello stesso tempo, questa era la differenza di morti tra l'Africa e l'Europa. Allora, io ho avuto un grande privilegio nella mia vita, a un certo punto ne ho avuti tanti, diciamo. Uno, per esempio, è stato quello di essere nominato, diciamo che questo è un articolo che ho scritto nel 95, Vittorio, col buon Angeloni, lo ricordo, Vittorio Angeloni, era un grande giornalista dell'Unità. E quando io ho cominciato a lavorare con questi farmaci, mi sono reso conto che non erano accessibili, cioè, non sarà per, è una cosa fighissima, ma non sarà per tutti. E allora io ho avuto questo privilegio di essere nominato presidente della Società Mondiale dell'AIDS, e ho deciso, così, perché ero presidente di cui ho, di portare la conferenza mondiale in Africa, quella da 20.000 persone. E tutti mi dicevano, ma sei completamente pazzo, perché ma chi vuoi che viene laggiù? A Durban, c'hanno paura. Dico, ma secondo me però è un modo per far capire che dov'è il problema. E effettivamente fu un successo straordinario, ma non per me, perché c'era questo uomo Lavi che ha fatto il lavoro suo. E effettivamente lì, da quel giorno, è cambiata la storia. È un po' l'AIDS, l'emblema, secondo me, della lotta alle diseguaglianze, incompiuta, ma lo è. Perché da quel giorno lì è cominciata la grande battaglia per l'accesso ai farmaci. Cioè, finalmente si è svegliata la community, cioè quelli che erano affected, come dicevamo,
e si era svegliata già prima. Jonathan Mann prima, insomma, ha detto che il ruolo della comunità delle persone malate e sarebbe stato fondamentale. E effetti lo è stato nato il Global Fund, che ci ha avuto un impatto importante. C'erano 22 milioni di persone in trattamento nel mondo, che è un risultato pazzesco. La malattia ancora, nessuno è guarito, sta ancora girando, però certo un lavoro pazzesco, grazie a tante cose, grazie a una cosa che faccio vedere dopo. Comunque, il nostro obiettivo come agenda per lo sviluppo sostenibile, come centro di sviluppo globale, è questi, sono gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, che sono tra l'altro, ricordate, anzi ve lo dico, c'è uno che è quello della salute, il terzo, c'è tutta una serie di target, no? La mortalità del bambino, la lotta contro le grandi malattie, ma sono tutti molto collegati, perché non è che uno può, questi sono i target della salute, però attenzione, non è che si può parlare di salute senza parlare di lotta alla povertà, abbiamo detto prima, la povertà è uno dei, non si è che non, l'acqua pulita, e certo bisogna lavorare su quella, la fame, allora sono tutti molto collegati, quindi non sono staccati, sono interlinked, come si dice, e questi sono quelli del 3. Li monitorizziamo, vedete, questo è come sta il mondo, come sta andando verso gli obiettivi annuali. E certo, la differenza ce n'è tanta, questa d'Italia non sta messa malissimo, siamo a 78, devo dire che siamo messi benino quasi su tutto, salvo, guardate, il fumo e l'alcol. Su questo non siamo buoni. Invece, se tu vai a vedere la buona vecchia Nigeria, ecco, loro stanno veramente con questi verdi, stanno messi malino, questi sono gli obiettivi di salute veri, questi sono quelli correlati, però guarda che stanno bene con l'alcol e il fumo, perché lì non bevono, non fumano. E vabbè, qualcosa fa, ma insomma devono assumersi. Però come qualcuno dice, questo ragazzo, questi che della Gol, li ho invitati in questa conferenza che farò, ma insomma, la cosa un po' importante è il discorso della lotta alla povertà, che è uno delle cose, degli obiettivi della salute globale, come dicevo, però dovete rendervi conto che è vero che la povertà assoluta è calata nel mondo, ma non nello stesso modo rispetto a... è in Asia che è caduta la povertà assoluta, in Africa non è calata in modo significativo, così come speravamo. E comunque, per andare a chiudere, io ho scritto questo articolo dicendo che alcune lezioni che noi possiamo prendere dall'AIDS, per esempio l'accesso ai farmaci, potrebbe essere utile anche per altre malattie, per altre diseguaglianze. Cioè queste lezioni ancora che non sono concluse dell'AIDS le possiamo prendere. E vi faccio vedere qual era. Ecco, questa è l'industria farmaceutica che ha fatto il lavoro suo, come si dice, l'industria farmaceutica fa il lavoro suo, fa i farmaci. Ne ha fatti tanti per l'AIDS. E effettivamente la gente ci campa, però il motivo per cui siamo riusciti a poi a trattare tante persone è questo, che la World Trade Organization, cioè l'organizzazione che si occupa di brevetti, nel 2001, proprio dopo Durban, ha deciso che se un paese non ha i soldi per occuparsi della salute dei propri cittadini, può fregarsene dei brevetti, importare generici o produrli. Guarda che è rivoluzionario per un'organizzazione che protegge proprio la proprietà intellettuale. E effettivamente, ecco, vedete, questo è il prezzo dei farmaci subito dopo, nel 2001, vedete, questo è il prezzo dei farmaci per l'AIDS, con i quali continuiamo a trattare le persone. Guardate un esempio, ve lo faccio vedere, che fa impressione, guardate questo. Questo è questo è il costo dei farmaci che usiamo per trattare l'AIDS qui. Eccolo, era venuto, eccolo qua. Allora, costano $3,000 al mese i farmaci per l'AIDS. Qui un po' di meno, ma più o meno, siamo sui 22.000 euro anno. Vabbè, che si può fare, perché la gente vive, insomma, cioè, è un costo efficace, diciamo. In Africa siamo riusciti a portare la stessa combinazione a $75 all'anno. Cioè, vi rendete conto la differenza? Lì ci stanno gli utili dell'industria genericista, perché quella dei fai utili non essendo come di fare. Ci sta il trasporto, il procuring, quindi vedete che differenza, no, che c'è. E questo è uno dei grandi argomenti di cui ci stiamo occupando, cioè di come remunerare l'industria che fa farmaci, perché è giusto farlo, ma tenendo presenti alti i valori della sanità pubblica. Questo è il concetto
di cui, su cui dobbiamo lavorare. Ecco, ci sono tanti movimenti, figure di Vittorio lo sa benissimo, perché insomma sono apposta proprio per questo, a discutere del problema di come gestire tutte e due in qualche modo. E devo dire che sull'AIDS è stato un esempio lampante, perché l'AIDS ha permesso all'industria di continuare a fare innovazione e allo stesso tempo sono andati sui derivati generici, quindi non sono in contraddizione le due cose. Attenzione, basta mettersi d'accordo e mettere sul tavolo tutte le nostre carte. E l'altra ultima cosa che volevo far vedere è questo obiettivo un po' utopistico, che è lo universal health coverage, cioè la copertura sanitaria universale per tutti, cioè il fatto che ogni cristiano possa avere di questo mondo possa avere un minimo di copertura sanitaria. Ecco, ma questo però io poi lo spiego sempre, certo c'è un problema dei soldi, perché ci vogliono i soldi, noi siamo spesso occupati, governi con altre crisi, e quindi pur vedendo, guardate che quanto è correlata l'aspettativa, cioè la sopravvivenza dei bambini sotto i 5 anni con la spesa sanitaria pro capite, cioè questa è una curva che se c'è qualche statistico qua capisce la correlazione è immediata, potentissima, cioè più spendi per la salute e meno bambini muoiono. Allora, pur dicendo di queste cose, poi i governi ci hanno da fare, ecco. E allora io penso che parlavo prima con Gavino Maciocco, una delle cose che bisogna dire è che la salute non solo è un diritto fondamentale, ma è anche un enorme motore di sviluppo dei popoli, di pace, perché un popolo che non è sano non sviluppa. Non è vero che lo sviluppo porta salute, lo sviluppo ha bisogno di un popolo sano, e un popolo sano crea anche un indotto economico molto importante. Questo era Jeffrey Sachs, che nel 2000, proprio nella battaglia per l'accesso ai farmaci, ha scritto questo libro sulla macroeconomics and health, cioè il discorso di quanto la salute in realtà è un indotto economico importante. Ecco, questa è la salute globale, è un'area multidisciplinare, voi avete capito, non siamo soltanto medici, siamo medici, economisti, politici, sociologi, antropologi, psicologi, ci occupiamo di lottare contro le diseguaglianze di salute pigliandole da tutte le sfaccettature, non è soltanto studiando un vaccino. E quindi ecco, è questo, perché noi pensiamo che la salute, e lo cerco di dire ai nostri governanti, la salute dei popoli della terra è anche la nostra salute, perché fra qualche anno, non stiamo parlando domani, ma fra qualche anno i vostri figli saranno ovunque, saranno in qualsiasi parte della terra e devono trovare un popolo sano, un paese che gli permette di vivere. Quindi cerchiamo di capire che in un mondo così connesso pensare soltanto alla propria terra non può bastare. Ecco, e finisco così, questa è la mia ultima slide, e questi sono fari. Dice, ma cosa sono i fari? Allora, il faro è un esempio di bene pubblico. Un faro è un public good, come l'aria, come i parchi, come il Duomo di Milano, l'acqua. Allora, che cos'è un bene pubblico? È una cosa che è non esclusivo, cioè che tutti lo possono usare, cioè tutti noi possiamo andare, c'è cioè pure il biglietto, però insomma, in alcuni casi il parco invece è libero, ognuno lo può andarci, e se io lo uso non è che impedisco a un altro di usare il parco, il lambro. Ecco, allora, così, questo è, così, è un concetto di bene pubblico. Allora io penso che la salute e le medicine essenziali dovrebbero essere concepite come un bene pubblico. Lascia perdere che non sono un bene pubblico puro, perché vanno, hanno un costo, però è, diciamo che dentro l'animo di tutti noi ci deve essere questo concetto di bene pubblico della salute per tutti gli abitanti della terra. Grazie. Perché